yeah. Finalmente siamo su Dragon Ball Z Kakarot. Possiamo iniziare una nuova partita, finalmente. Non vedevo l'ora, porca puttana. Ok, cominciamo. Vediamo un po'. Sembra la mia ragazza quando canticchia, ve lo giuro. È bellissimo. Te chi, piccolo? Piccolo. Piccolo con la R. E questo sarebbe il tutorial? Bellissimo. Stupendo. Vabbè. Gioco dell'anno. Madonna. Primo bug trovato. Boh, primo bug trovato. Ok, i tasti sono completamente sbagliati. Il caricamento dell'aura è fantastico. Ok, l'abbiamo finito. È stato un po' un allenamento duro, ve lo dico. Però ci sta. Che capolavoro. Che capolavoro. Di già? Ok, cominciamo subito con i Saiyan allora. Va benissimo. Va bene così. Il problema è che è molto diverso da tutti gli altri giochi di Dragon Ball che hanno fatto fino adesso. Però è un capolavoro, è bellissimo. È pieno di cinematiche, è fatto da Dio. È wow, fantastico. Radish, cominciamo con lui ovviamente. Combattiamo contro di lui o no? Radish. Ok, quindi qui è quando Radish era ancora insieme. Oddio, che bocca c'ha? Ah, non è una bocca, è un naso molto buggato. Ok, qui è quando Radish arriva sulla Terra per la prima volta e... Ma è fantastico. Che bella animazione, sono molto contento. Ok, io comunque... Ok, ciao, salve. Papà? Sì? Dovevo cliccare per avviare la cinematica. Grande mago piccolo. È vero, sì, quando... Ma il doppiatore di Gohan mi fa morire perché... Sembra che ci arrabbia il raffreddore. Ok, quindi se non sbaglio... In questo gioco si può anche pescare, si può... Ok. Prima volta che peschiamo, vediamo un po' come si fa. Non abbiamo le canne, giustamente. È vero, posso usarla per pescare. Ma è stranissima sta cosa. E beh, giustamente non ha più la coda, non lo fa più da molto tempo.
Usa esca, pesca. Peschiamo. Proviamo a vedere un po' come si pesca. Cosa? Bene. Raga, si è infilato una coda nel culo. C'è pure l'apertura, non so se la vedete lì, proprio, proprio lì. Sicuramente sarà uno di quei giochi molto ripetitivi in queste fasi. Pesce gigante magro. Vuoi mangiare? Difesa aura, no. Cosa mangiamo? Seleziona pesce. Ah, per forza. Vabbè, come si vedeva nel trailer, giustamente la prima aura di gioco, diciamo così. Ah, si può fare anche amicizia? Fare doni del menu comunità alla schermata emblemi anima aumenta la capacità di una comunità. Oggetti diversi aumentano la capacità di comunicazioni diverse oltre all'amicizia. Ah, quindi noi abbiamo selezionato, dobbiamo selezionare Gohan e metterlo nella nostra comunità, diciamo così, dei guerrieri Z. Seguente bonus è ora attivo, squadra padre e figlio definitiva. Diciamo in poche parole quelli sono gli alleati che noi possiamo avere anche durante una battaglia, quindi ok. So cosa si mette lo regalo. Grazie Gohan. Testo sacro. Beh, giustamente mentre pescava uno cosa fa? Trova un testo sacro di arti marziali. Giusto, giusto. Giusto, giusto, giusto. Pensavo peggio, dai. Ok, ci insegnerà a volare? No, non è vero. Ok. Ok. Che figata però. Che faccia smonca c'ha. Oh, si può guidare? Sono oggetti speciali che puoi trovare sul campo. Le sfere Z. O vincendo le battaglie. Puoi raccogliere quelle sul campo semplicemente avvicinandoti a loro. Nuovi attacchi speciali. Quindi raccogliene più che puoi. Quindi ne sono 7. Sì, vabbè. Mamma mia quanto complicato spostarsi. O sono io che sono mongoplettico. Che diciamo che questo era il tutorial. Questo era molto il tutorial. Le sfere del mare. Beh, se passo al centro le prendo tutte. È difficilissimo manovrare sta cazzo di cosa con precisione. Sull'isoletta. Ma me la immaginavo più grandicella questa isoletta qui. Molto piccola. Perché un contadino? Ah, ok. Navicella di Radish a terra. E ci ammazza male tutti. Ci sta un botto come cose. Cioè, guardate che bello. Cioè, non ho mai visto Radish così. Ah, c'è qualcuno di molto potente alla distanza di 4880. Cioè, lui diciamo che sta arrivando da noi. Guardate qui, sembra un paesaggio di una qualsiasi altra. Ah no, è piccolo. Oh! Ok. Non so, abbiamo ammazzato un tizio che però va bene così. Ok, siamo arrivati. Se è possibile mi cambio un po' le impostazioni dal prossimo episodio perché non è Kakarot. Mi ha fatto malissimo, credo. Ok, no. Mori, figlio di puttana. C'è. Ok, l'abbiamo ammazzato. Cioè, ma non so, sono convinto che non sia morto io. Cioè, l'ho ucciso, ma sono morto io. Cioè, io ho fatto quel piccolissimo, quella piccolissima percentuale di danno. Sta arrivando. Eccolo qui. Ma ti ho riconosciuto. Somiglia molto a nostro padre. Bardock, giustamente. La tua missione era in niente gli esseri umani. Cosa hai fatto finora?
su che carrotto di cui parli? È vero che lui ha preso il masso in testa? Credo. Oh, perché si era trasformato, non mi ricordo adesso. È stato distrutto da un meteorite. Sì, il pianeta Vegeta è stato proprio distrutto da un meteorite. Sì, sì. Non gli faccio niente, in pratica. Che male. Vediamo se così gli faccio qualcosa. Ok. Ok, l'abbiamo steso, ma ci ammazzerà comunque. Non ho ancora ben capito come poter usufruire al meglio di tutte queste cose, ma mi allenerò, giuro, mi allenerò fuori rec. Cioè, con una ginocchiata, ma sì, ho fatto 4 onde energetiche, puttana troia. Ok. Mangiando cibi piatti puoi aumentare permanentemente le tue statistiche e anche ottenere effetti di supporto temporanei. Ok, quindi cioè è proprio un Dark Souls alla Dragon Ball in pratica, diciamo così, davvero. Statistiche aumentate mangiando. Già, abbiamo mangiato il pesce bollito e ci abbiamo aumentato la difesa dell'aura del 15%. Da oggi in poi lo faccio anch'io. Che cosa? Forza combattiva 710, ma dove? Ma dove? Ma dove? Come mai voi perdenti siete venuti qui? Non è ovvio? Sono venuto a riprendere mio figlio. Dove? Dove l'hai nascosto? Le sue urla mi davano un mal di testa. Mi davano un mal così, l'ho rinchiuso là dentro. Lascia perdere il moccioso. Credi davvero di avere possibilità contro di me? Idiota. Idiota. Non sei degno di essere un Saiyan. Preparati a morire. Ok. Boom. Sta divertendo un botto. Kamehameha. Sì. Perché mi sono morto io? Aia. Ok, colpiscilo. Sì. Kamehameha. Aia. Stordimento. Visto, anche in due non ce la fate. Mannaggia la puttana. Ok. Siamo aumentati di livello. Fantastico. I combattimenti sono fantastici. Cioè, sono incomprensibili per un certo verso, ma basta un attimo di... Entrate nel gioco e ce la fate. Ma le ha prese più lui che noi. E noi siamo tutti sporchi e malmessi. Mi darà una notizia interessante. Gli altri due Saiyan sono anche più forti di me. Però io mi ricordavo che in questa parte del gioco si svestivano, tipo, si toglievano i pesi. Ah, bene. Quindi devo dar fastidio mentre lui carica il colpo attacco speciale. Ok. Allora impegniamoci. Ho fatto prima io, bastardo. Merda. Aia. Aia. Ok, col massimo dell'energia riesco a... Ok. Ok, i colpi sono migliorati. Vaffanculo, mi ha colpito. Muori! Oh, finalmente ce l'ho fatta. Finalmente ce l'ho fatta. B però, mi ha dato B. Ho beccato un po' di danni. Eccolo lì. Mamma mia. Che male, che botta in faccia che ho preso. Nani? Ma che bello. Guarda qua che testata gli dà. No! Boom. Fracassato il cranio, porca troia.
Bellissimo. No, stavolta non scappi. Brutto figlio di quel tuo padre brutto e cattivo. Che poi non è brutto e cattivo, ma è bellissimo, è fantastico, è bravissimo. Cannone dell'anima speciale in Gulakita Mortis. Cazzo. La scena che mi ha dispiaciuto di più in tutto Dragon Ball Z è proprio questa. È proprio questa. È lui. Mi spiace perché... Però vabbè, se non ci fosse stato questo... Non avrebbe conosciuto il Re Kaio e tutto il resto, no? Sono Koro, Chikyu yori haruka kanata no uchiu no aru hoshi de... Faremo resuscitare Radish. Vegeta, madonna. Shikashi, omoshiroi koto o itteita na. Dragon Ball to ka. Donna negai demo kanau rashii zo. Yoshi, ikou. Raditz o ikikaeraseru nda na. Jōdan yu na. あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命を手のはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど。そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため 地球へ 向けて 飛び立つのであった。Io sono molto contento. Ci rivediamo nel prossimo episodio. Freschi!